uno scandalo. Io stessa l'anno scorso ho denunciato un gruppo Telegram dove c'erano più di migliaia di utenti, molti dei quali erano presenti addirittura a loro insaputa, dove circolava materiale oggetto di revenge porn. A seguito di quell'episodio ho avuto anche modo di confrontarmi con Nunzia Ciardi, che è il capo della polizia postale a livello nazionale. Mi hanno spiegato appunto che il problema principale non è tanto individuare il gruppo e chiuderlo, quanto assicurare colpevoli alla giustizia, perché queste piattaforme appunto non divulgano l'identità e garantiscono l'anonimato. Se noi non incidiamo su quelle, tutto il lavoro dei nostri inquirenti e dei nostri magistrati rimarrà lettera vuota.